Ho avvistato la Serbian Dancing Lady mentre cercavamo il killer dell'infinito. Per un qualche motivo che io non capisco, lei sembra essere collegata a questo mistero. Ad un certo punto ho incontrato anche un uomo molto strano e pensavo che fosse il killer, ma non ne sono sicuro. Come vedete, sono con l'agente della FIB. Perché stiamo andando a cercare il killer dell'infinito? Perché ancora non si è trovato su GTA. Io ho già messo il primo indizio perché dobbiamo andare a cercarlo. Per chi non conoscesse il killer dell'infinito, vi spiego adesso che cos'è. È un killer che viene ricercato da un sacco di tempo su GTA 5, ma che non è mai stato realmente trovato dalle autorità. Mi scusi signore, ma lei si mette davanti, io sono delle forze speciali dell'ordine governativo.com, quindi se ne vada via. E praticamente adesso mi apposto un attimo, qua è successo un casino, io sono un tizio dell'FBI, non permettete, c'è un cane che sta mangiando un cadavere. Questo killer dell'infinito è molto inquietante raga, perché ha ucciso tipo 8 persone purtroppo. E devo capire dove caspita è il primo indizio, perché in effetti non so qual è il primo indizio, non me l'avevano detto in centrale. Eccoli, lo sapevo. Eccoli qua, vedete, sono 8. Allora, se vedete, l'8 si può girare, no? E l'8, se lo giri e lo metti in verticale, è un infinito. Cioè, si chiama proprio infinito. Per questo che si chiama killer dell'infinito, no? Ed in effetti, circondando, cioè cercando di capire meglio la zona. Ma scusate un attimo, ma solo a me sembra strano che ci siano dei cadaveri per terra. Perché c'è l'ambulanza, i cadaveri? Cos'è successo? Scusatemi. Ma è stato qualcuno? No, aspettate un attimo. Qua c'è qualcosa di strano. Proprio nei pressi del killer dell'infinito. Nelle vicinanze, dove c'è il primo mistero del killer dell'infinito. Questo in effetti è davvero strano. Ok, ok. Allora, raga, mi sa che forse si è attivato un evento su GTA. Andiamo però al prossimo indizio, perché non ci dobbiamo proprio perdere tempo. Allora, io ho segnato un altro posto, ma quello è il terzo indizio. Adesso devo andare al secondo indizio, che in realtà è qua vicino. Vediamo se lo trovo, perché poi è detto anche... cioè, non è detto che io lo trovi, no? Allora, esco e andiamo a capire dove sta sto indizio qua. Perché dove vedete gli 8, tecnicamente ci sono... C'è stato probabilmente il killer dell'infinito. Che si chiama anche Abrams, qualcosa del genere. Però... Non sto trovando il posto... raga, aspettate un attimo, ma qui c'è di nuovo un altro cadavere. Ma allora vedete che è strano? Allora vedete che forse non è una coincidenza. Vediamo se al 3 si trovano altri cadaveri. Vediamo se magari è qua, tipo, dove c'è scritto l'8, vediamo. Perché non so bene dove si trova il prossimo indizio, cioè il secondo indizio. Ma raga, tecnicamente dovrebbe essere qua nei paraggi della... Oh mio Dio! Scappa! No, 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 no. Quella, raga, per chi non l'avesse capito, è... Nello scorso video di GTA 5 avevamo avvistato la Serbian Dancing Lady in una casa. E tecnicamente si dice che sia la Serbian Dancing Lady. Ed in effetti sta probabilmente in questo server di GTA 5. È lei, raga. Ma che caspita ci fa qui? Cosa c'entra col killer dell'infinito? Ma non è che è stata lei ad uccidere i cadaveri, ora che ci penso, scusami. Oh mio Dio. È lei, vedete, è lei che sta uccidendo le persone. Ecco perché stanno arrivando le ambulanze, raga. Ma non sto capendo, perché se vedete, lo spiego per chi non ha visto lo scorso episodio, se vedete ha tipo dei segni al collo, è uscito da un obitorio, quindi da un ospedale, da una stanza di ospedale, che dove si rinchiudono i morti, ecco. Ok, vi sto facendo vedere un po' tutti gli indizi, però raga, questa cosa della Dancing Lady mi ha un po' sconvolto. Andiamo al prossimo indizio, e a quanto ho capito la Dancing Lady è sulle nostre tracce, credo. Anche se però mi sembra strano, scusate, no no no, aspettate un attimo, io ho un'idea. Che è abbastanza logica. Scusami, pensateci un attimo. La Dancing Lady sta uccidendo, vicino agli indizi del killer dell'infinito, delle persone. Sul gioco, ovviamente. Questo, secondo me, la collega. E questo è un ragionamento da detective, come sono io. La collega direttamente al killer dell'infinito. Perché se no l'avrebbe fatto diciamo ovunque nella mappa, no? Se ci pensate, l'avrebbe fatta da qualche altra parte nella mappa. Perché proprio vicino agli indizi del killer dell'infinito? Questa è una cosa da non sottovalutare. Però aspettate, avevo perso il punto. Devo ritornare qua, ok. È qua il prossimo indizio, mi pare. E tecnicamente, vediamo se capisco dov'è, perché è un po' strano. Tecnicamente è qui, perché riconosco il divano. Ci avevo fatto anche uno short. Allora... Qua c'è una lettera che dice killer sospettato Marie Abrams, che è il nome del killer dell'infinito,
che è morto in prigione. Sto qua quindi, raga, è morto proprio in prigione. E infatti il prossimo indizio dove dobbiamo andare a vedere è proprio in prigione. Ha confessato di avere una strana ossessione per il numero 8, c'è scritto. E quindi è probabilmente proprio collegato al killer dell'infinito. Quindi forse non c'è la prova definitiva, magari che se... No, probabilmente sì, perché se era in prigione è palese e... Insomma, è stato lui. Oh mio Dio, di nuovo la Serbian Dancing Lady! No, raga, ma io non capisco questa qua, che cosa vai... Aspetta, appostiamoci qua, vediamo che cosa vuole. No, tecnicamente non dovrebbe... Allora, non so se mi ha visto, probabilmente sì, perché è lei, però comunque devo capire bene che caspita voglia. Vedete, sta entrando nella casa del killer dell'infinito, è collegata al killer dell'infinito, ma non capisco in che modo. Cosa c'entra la Serbian Dancing Lady con il killer dell'infinito di GTA 5? Non ha un vero e proprio collegamento, apparentemente. Allora, io direi di andare alla prigione, e io so già anche tipo dove più o meno sta localizzato nella prigione, che dovrebbe essere fra il 9A e il 9, il blocco 9A e il blocco 9B, e tipo sono dei blocchi della prigione, diciamo dei posti della prigione. Eccola qui purtroppo la Serbian Dancing Lady, raga, e ha ucciso già tutti quanti. E volevo farvi vedere questo indizio qua. Guardate quante persone ha ucciso. E di nuovo vicino al segreto, all'indizio del killer dell'infinito. C'è scritto: dove l'acqua incontra la terra e il fuoco, una volta vomitato, lì l'infinito 8 rimarrà fino al mio ritorno. Almeno questa è la traduzione che ho trovato. C'è la Dancing Lady che sta... Ah! No, sembrava stesse dalla mia parte, invece non sta dalla mia parte. Io però qua ho una super arma. Adesso andiamo al prossimo indizio. Ragazzi, sono qui. Ed è notte, come potete vedere. Di nuovo. Peraltro la notte è la più azzeccata. Allora vediamo un attimo, perché non so esattamente dove. Cioè, io ho messo il puntino esatto dove mi dicevano in acqua. Però non è detto che troviamo il cadavere, perché sì, adesso andremo a vedere uno dei tanti cadaveri, degli 8 cadaveri in realtà, che ci sono in questo arcipelago di isole. Quindi vediamo se, cioè nel senso, tante isole insieme, no? Tante isolette piccole piccole carine. Però non è carino il fatto che ci siano dei cadaveri sotto l'acqua. Infatti adesso andremo a vederli. Allora raga, come vedete io ho il Kraken. E qui, cioè tipo il sottomarino. E tecnicamente dovrebbe essere tipo proprio qui il cadavere. Vallo a trovare però, perché adesso farà tutta questa cosa, tutte queste cose che ci sono qui. È difficile da trovare in effetti. Ok, con CTR, cioè con un tasto si scende. Vediamo un attimo se si trova qui. Come vedete qui c'è un cadavere che in realtà non so se si vede bene. Come vedete è un parolone perché non si vede. Quindi vediamo un attimo se riusciamo ad avvicinarci. Che schifo! Vedete, questo è proprio un cadavere, raga. Purtroppo è così. E purtroppo il killer dell'infinito ha fatto questo e ha buttato i cadaveri in acqua. È un completo pazzo. Adesso vai a salire se ce la facciamo. Olè. Ok, ce l'abbiamo fatta per fortuna. Chi saresti tu esattamente, signore? Signore, dovrebbe andarsene lontano. Io sono un agente. Signore, ma che cosa sta facendo? Perché ha un'ascia in mano? Signore, se ne vada via, lontano. Signore, no. Ehi, che fa? Se ne vada, io ho una super arma adesso, ok? Ma raga, ma scusate, ma chi caspita è sto tizio? Potrebbe forse essere il killer dell'infinito? No, forse non ha senso, raga, no, è impossibile, non è lui, non è il killer dell'infinito. Anche perché poi la Dancing Lady se n'è andata. E il killer dell'infinito potrebbe essere, possiamo dire che lui, non credo, non lo so, mi sembra strano. Aveva un'ascia in mano, il che mi sembra molto strano. E ha ovviamente paura della mia super arma, ovviamente. Beh, come vedete non c'è più lui, ok, bene. Allora io direi di andarcene, di ritornare a riva, e qua sarà un'impresa. Potremmo forse aver fatto un passo in più per capire dove si trova il killer dell'infinito dopo tutto questo tempo di ricerca. La FIB, l'agenzia governativa di Los Santos, l'ha trovato. Non lo so, è strano. Scrivetemi se volete vedere altri misteri di questo tipo e se volete che indaghiamo meglio per capire se è davvero lui il killer dell'infinito. Se è davvero lui, abbiamo fatto davvero una cosa epocale, incredibile, storica. Ci vediamo al prossimo mistero.